Buongiorno ragazzi, qui è Commander Nvidia, bentornati in un nuovo video sul canale, siamo ritornati su F1 2021, carriera pilota. Se vi siete persi l'episodio precedente in Italia, a Monza, dove abbiamo fatto schifo a causa del mantenimento della macchina, ve lo lascio in alto a destra nelle schede. Allora, siamo qui in Russia per cercare di ribaltare la situazione. Dovete aver saputo quello che è successo a Monza, che abbiamo spinnato dopo l'Ascari in assenza. A causa dell'assenza di aerodinamica, sapete tutti che dopo la patch la Aston Martin è stata praticamente uccisa. Vabbè, adesso siamo quinti, classifica prestazionale, ho fatto le qualifiche, stranamente sono andate bene. Insomma, P5 con le medie. Ovviamente sono riuscito a qualificarmi in Q2 con le medie. Partiamo con le medie, infatti, in gara, e ovviamente ho fatto il giro in Q3 con le morbide. Ci sono 4 miglioramenti in corso, 2 del motore e 2 dell'aerodinamica, di cui uno ha impatto importante, che è quello del DRS. Dovremmo arrivare a circa il livello della McLaren. Spero ovviamente, perché un po' mi sto rompendo di essere dietro a tutti. Componenti, direi che possono ancora andare bene. Gara. Benvenuti a tutti al Gran Premio di oggi, situato nella Russia del Sud, in una delle località più belle del Mar Nero. Questo è un tracciato che storicamente è stato teatro di grandi successi delle Frecce d'Argento. Mercedes ha vinto per ben 7 volte dall'inaugurazione nel 2014, un record difficile da eguagliare. Costruita lungo le sponde del Mar Nero, la pista di Sochi è lunga 5,8 km e attraversa alcune delle strutture costruite per i Giochi Olimpici Invernali del 2014. La vicinanza delle barriere rende i sorpassi più insidiosi, ma considerato che il 56% del circuito viene affrontato alla massima velocità, non ci annoieremo di certo. Un'arena degna della lotta per la vetta delle corse. Anche per questo Gran Premio, come sempre, con me c'è Luca Filippi. Parliamo un po' di Colombo. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? È stata una buona annata per il momento. Hanno avuto dei buoni risultati, ma quello che mi ha colpito è la costanza con cui li hanno ottenuti. Stando così le cose, mi aspetto che oggi facciano un'altra buona gara. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. Quindi il resto della griglia. Leclerc, Sainz, Colombo e Norris, Perez, Ricciardo, Gasly e Sebastian Vettel, Tsunoda, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Giovinazzi, Raikkonen, Verstappen, George Russell e Mick Schumacher, Latifi e Nikita Mazepin. È quasi arrivata l'ora di partire. Le luci del semaforo si spegneranno e daranno vita al Gran Premio di oggi. Ok, non dice niente. Verstappen penalizzato da P6 a P16. Come mai due soste? Io potrei farne chiaramente una. Ecco qua. Il problema è che alla fine dovrebbe arrivare la pioggia. Allora, innanzitutto diminuiamo un po' il carburante. Facciamo 102 kg. 0,4 in più, dai. Diamo un'occhiata alle gomme. Se sì, possono andare bene. Vi lascio la gara. Thank you.
distacco dall'auto davanti. 3,9 secondi. Concentrazione. Questa pioggia leggera potrebbe accompagnarci a lungo. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Sebastian è rientrato ai box. Vai, vai ora! Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Oggi le Frecce d'Argento conquistano un'altra vittoria fantastica. Luca Filippi, in cosa ritieni si siano distinti dagli altri in questa gara? Credo si possa ridurre tutto a una prestazione impeccabile sotto ogni punto di vista. Non sbagliare una curva, leggere il tracciato, applicare le giuste strategie di squadra. Non ne hanno sbagliata una e il risultato lo dimostra. La Mercedes torna a fare festa dopo uno straordinario weekend di gara. Il podio è sempre una grande emozione. Vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Altri punti per Valtteri Bottas, che rinsalda il suo dominio in testa alla classifica. Allora, Luca Filippi, chi sceglieresti come pilota del giorno? Penso che sceglierò Pierre Gasly. Il team è stato bravissimo a tenerlo nel gruppo con una strategia impeccabile.
ma sta al pilota approfittare delle opportunità e lui ci è riuscito con grande abilità. Ora vediamo la classifica costruttori. La Mercedes aumenta il suo vantaggio. Nel frattempo la Ferrari ha migliorato la propria posizione. Ottimo weekend per questa scuderia che avanza in classifica. Dopo un weekend del genere mi sento euforico e stremato insieme. A risentirci per il prossimo Gran Premio, che dovrebbe essere Singapore, visto che in questa F1 Singapore e Russia sono invertiti. Nel mondo reale non è stata fatta a causa della pandemia, ma vabbè. P5, P6, posso dire che non è la gara che mi aspettavo, sinceramente. Ho tentato un singolo stop, direi azzardato, dalle medie alle intermedie, e non ha pagato. Seb, P10, P7, dai. 14 punti abbiamo preso. QGS. Eccoci qui. Esatto, Gran Premio di Singapore. Sono arrivati due miglioramenti, tra l'altro. Entrambi del motore. Esatto, camera di combustione rimodellata e batterie. Ne ho sbloccati altri 4. Siamo secondi in motore. Resistenza. La Mercedes ha migliorato, siamo secondi. Telaio. Sesti. Aerodinamica. Settimi. Però con tutti questi miglioramenti dovremmo passare Alfa Tauri e Alpine. Insomma, andiamo avanti. Ok, abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Ci lasciamo qui con questo episodio. Ovviamente vi aspetto a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, non mi piace se è contrario. Condividete, commentate e fate sapere. Come vi ho detto, ci vediamo a Marina Bay, nel cuore di Singapore.